amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Come sempre è sinceramente un piacere essere qui con voi. Aggiustiamo le luci per dare un po' di tridimensionalità. Vi farei un giorno vedere lo studio come è realizzato. Lasciamo perdere, scoprireste un gran macello. Però insomma, l'importante è che possiamo ritrovarci in questo che a me piace definire essere un bel salotto virtuale dove ci sediamo fra appassionati e ci facciamo una bella chiacchierata. In verità la chiacchierata la faccio io, però poi voi vedo che siete attivi nei commenti, vi incoraggio come sempre a lasciarli perché per me è un piacere poter interagire con voi, è lo scopo primario di questo video e spero sempre di poter crescere, migliorare nel veicolarvi informazioni perché anche io sto facendo il mio percorso, ve lo dicevo già anche in passato, sono un appassionato, non sono un professore, un critico che non ho nessun tipo di non ho e non voglio avere nessun tipo di pretesa, voglio solo condividere quello che penso, le mie sensazioni, la mia passione con voi. Il resto, ognuno fa la sua strada, giustamente. Incoraggio assolutamente a farlo perché la scrittura manuale e la cultura della scrittura manuale, a sua volta, sono espressioni della personalità, diventano espressioni della personalità. Quindi, da un aspetto formale diventa un aspetto espressivo. Quindi ognuno di noi è un individuo unico e questo ovviamente è quello che rende bello e importante trovarsi e scambiare opinioni insieme. Oggi sono qui con voi perché voglio parlarvi di un brand apparentemente fresco nel panorama delle penne stilografiche moderne, ma in realtà con delle solide basi. Voglio parlarvi di Esterbrook. Esterbrook ha una lunga storia. Fondato nel 1856 da Richard Esterbrook, che veniva dalla Cornovaglia, lui a quei tempi ebbe modo di assistere al passaggio tra la penna d'oca e il pennino in acciaio, quindi la produzione industriale dei pennini in acciaio. Erano gli albori, più o meno, comunque erano i primi tempi che questi benedetti pennini in acciaio, qualche coraggioso si era deciso di provare a realizzarli sulla scia dell'industrializzazione. Il nostro Richard Esterbrook ha colto con profonda mentalità imprenditoriale che dietro questo strumento, il pennino in acciaio, c'era un grande potenziale e ha deciso negli Stati Uniti di mettere in pista la produzione di questi prodotti con un manipolo di persone che si erano nel frattempo, avevano acquisito delle skill, si erano specializzate in questo tipo di produzione. Quindi nel 1900, perciò qualche decina di anni dopo, la Esterbrook Steel Pen Manufacturing Company era già nell'Olimpo dei produttori di pennini in acciaio per le penne a intinzione, per intenderci, assieme a quella che noi tutti conosciamo come la Osmiroid, stiamo perciò parlando di prodotti assolutamente top di gamma. Dobbiamo aspettare il 1933 per vedere uscire dalle fabbriche Esterbrook la prima penna stilografica. Esterbrook prese la decisione di produrre dei prodotti che potessero essere alla portata di tutti da un punto di vista economico, quindi del costo, dell'accesso, e che andassero bene anche per l'ambito
scolastico e professionale di tutti i giorni. Sappiamo che anche Osmiroid seguì una linea di quel tipo, perché insomma le penne della Osmiroid non erano delle penne costose, però avevano montati dei pennini che erano eccezionali e che ancora oggi sono impareggiabili. Vi invito a frugare sul Circolo Stilografico Romano e troverete sicuramente delle belle recensioni sui pennini della Osmiroid per darvi un'idea di come le cose venivano fatte una volta, perché se è facile voler buttare il bambino con l'acqua sporca, però è sempre bene ricordarsi un attimino che, cioè, quelli che ci hanno preceduti non è che fossero proprio rincoglioniti, ma anzi, sapevano come farle le cose, come farle bene, come fare in modo che queste durassero nel tempo. Detto questo, stavamo parlando appunto delle primissime penne stilografiche. Che cos'è che ha reso celebre Easterbrook negli anni? Quello che ha reso celebre Easterbrook nel mercato delle penne stilografiche all'epoca, benché non fosse un'innovazione sua, come a livello inventivo, fu per esempio il sistema di caricamento a serbatoio, a, buonanotte, a pistone di Pelican. Easterbrook propose sul mercato penne col pennino intercambiabile. Devo dire che a me questa linea di pensiero per lo più mi è sempre piaciuta, o comunque sia l'apprezzo tantissimo anche in altri brand che danno questa possibilità di poter fare lo scambio di un pennino. Quindi compro lo strumento di scrittura e ci cambio il pennino a seconda di quello che mi serve. A me personalmente questa linea di principio piace, però è vero anche che meno si sfrugugnano i pennini delle penne, meglio è. Quindi, grazie sicuramente a Easterbrook e a chi comunque ha progettato una sezione, un gruppo scrittura che consentano di fare questa operazione con semplicità, senza fare danni e rendendola accessibile a tutti. Oggi, in modo particolare, i pennini sono prodotti da Giovo, sono prodotti da Bock, insomma, nella produzione industriale non sono tante le aziende che fanno i pennini un po' per tutti. Quindi questa interscambiabilità fondamentalmente può essere anche realizzabile fra corpi penna differenti, di aziende differenti, però noi in questo caso stiamo parlando di Easterbrook, che ci dà questa possibilità di comprare una penna e di potergli cambiare ancora oggi il suo pennino con una semplice operazione. Detto questo, il suo modello più noto ancora oggi è la Model J, che fu introdotto verso la fine degli anni 30, se non mi ricordo male. Chiaramente, come tutti i produttori di penne stilografiche, anche Easterbrook ha dovuto fare i conti con il cambio di mentalità imposto dall'introduzione delle penne a sfera, e di conseguenza con sbandamenti altalenanti agli inizi degli anni 70 cessa la sua attività storica, viene rilevata nel 73 da Faber-Castell e per ritrovarla sul mercato dovremo aspettare il 2018, quando la Kenzo Industries decide di scommettere nuovamente su questo brand, lo rilancia con l'obiettivo di fornire strumenti di scrittura che possano aiutare le persone a sviluppare le loro capacità espressive, creative, comunicative, intellettive al meglio, per poter rendere vivi i propri pensieri. Quindi la grande capacità anche di investire sul brand ha portato l'azienda a diversificare anche la sua produzione,
spinti anche da una community molto molto attiva, molto presente, e di conseguenza ora loro fanno sessioneri, fanno accessori, fanno inchiostri che si vanno ad appunto a compendiare bene i prodotti, le loro penne stilografiche, i loro pennini. Tra l'altro, l'azienda, a proposito, tornando al discorso dei pennini, l'azienda propone pennini soft e anche la possibilità, tramite uno strumento da acquistare separatamente, di poter innestare i vecchi pennini della Esterbrook nella nostra nuova penna stilografica. Beh, se ci parli della Esterbrook, Gianfranco, evidentemente c'hai sulla scrivania una Esterbrook. Sì, è proprio così. E devo dirvi che è una bella penna. Siete curiosi? Ah, pure stilizzi, cioè, siete pure curiosi. Orca miseria, adesso cosa facciamo? Facciamo un video e andiamo a gustarci la nostra Esterbrook. Quale? Non ve lo dico, dovete aspettare domani. Carissimi, bentrovati sul mio canale YouTube. Ieri vi ho parlato della storia della Esterbrook, azienda americana divenuta famosa per i suoi pennini in acciaio e per le sue penne stilografiche con gruppo di scrittura intercambiabile. E oggi ovviamente, come vi aspettate, come vi ho promesso, vi parlo della mia Esterbrook. Established in 1858, reborn 2018. Parto con l'unboxing. So che a molti non piace perdersi nell'unboxing perché chi se ne frega. Avete ragione, ma a me personalmente piacciono, mi entusiasmano perché vabbè, da bambino, ma come tutti coloro che hanno un po' un bambino dentro, piace scartabellare le cose, scartare, aprire pacchi, pacchetti, eccetera. In realtà io ne ho visti, li guardo tantissimo anche su altri canali. Perché mi aiutano a capire diverse cose. In prima battuta, il packaging lo paghiamo. Ce lo fanno pagare, ovviamente, lo paghiamo. Quindi, soprattutto quando andiamo di fronte a delle cifre importanti o comunque sia, se l'intento non è solo squisitamente personale, di un acquisto squisitamente personale, ma è anche un regalo, io credo che serva avere un'idea di come indirizziamo i nostri soldi. Perché se è vero che possiamo fare un buon discorso sull'importanza della custodia rispetto al contenuto, indubbiamente trovare un packaging curato è anche sinonimo di aver fatto, di avere tra le mani un oggetto che questa cura la merita a sua volta. Quindi non dico di preziosità, perlomeno non a certi livelli di spesa, ma perché no? Di preziosità, di cura, di desiderio di voler conservare un oggetto a lungo nel tempo. È una cosa che, per esempio, è molto viva anche nella cultura giapponese, tant'è che le cose di valore spesso e volentieri venivano involte nella seta con la quale vengono prodotti i kimono, per poterli conservare dall'umidità, dalla corrosione, dall'opacizzazione e via discorrendo. Bene. Questo per motivare un po' la mia scelta, però farò un piccolo video per dirvi perché, no? Per approfondire il perché mi piace fare gli unboxing. Ok, ho parlato abbastanza diciamo, fuori topic. Ritorniamo alla nostra Esterbrook. The right pen for the way you write. Beh, questo è uno slogan
decisamente alto, che speriamo che un giorno anche Esterbrook possa raggiungere l'obiettivo di produrre la giusta penna per il modo in cui ciascuno scrive. Questo è vero, magari per tanti, ma vi ripeto, come sempre, l'uso che vogliamo fare. A me piacciono questi colori, il rosso, questo color panna, che vanno a caratterizzare il cartonato esterno. Non ci sono, qui c'è l'etichetta che ci dice che stiamo tirando fuori una Esti Botanical Gardens con finiture oro. Per il resto molto, molto carina, mi piace, mi ricorda la scatola dell'Aurora Astil. Vado ad aprirla e al suo interno vi troviamo questa scatoletta in tela che dà un senso molto forte di tridimensionalità, il punto con cui è realizzato. È piacevole, un look moderno, bella la scritta Esterbrook in rilievo. Mi piace, non è antipatica, sembra, è ben integrata nella struttura. Chiusura magnetica, apriamo America's Original Reborn e troviamo, beh, questa l'ho preso dalla signora Laura di Goldpen, sarà un ricordo per la vita del nostro primo incontro di persona. Nella bustina, opla, trovate un messaggino di Esterbrook che invita a scansionare il QR code per attivare la propria penna. Io l'ho fatto, cara Esterbrook, non mi avete ancora risposto, ho controllato anche lo spam, non mi è arrivato niente, però mi piace molto questo desiderio di voler creare una fidelizzare il cliente attraverso una community. Questo è qualcosa che secondo me molti brand dovrebbero, una strada che molti brand anche più blasonati dovrebbero provare a percorrere. Per quale ragione faccio questo discorso? Perché si può creare una rete di appassionati oltre che di clienti, si può fidelizzare il cliente. Portandolo a vedere che il mondo del digitale, del QR code, eccetera, non è disgiunto dallo scrivere a mano, la tecnologia non è un demone, ma sono cose, che vivono benissimo gioca ciascuno la propria parte, che possono convivere benissimo insieme. E che non necessariamente si devono prendere a cazzotti o creare delle contrapposizioni. A me le contrapposizioni non piacciono, questo è un gesto semplice che mi ha fatto pensare questo. E ringrazio Esterbrook per questo pensiero, che non è che l'ha fatto a me, lo fa a tutti gli acquirenti, però vorrei chiedergli di affinarlo ulteriormente, e invito anche altre aziende a provare a seguire questa strada. Dentro c'è una cartuccia di riserva, di cortesia, e qui c'è la penna, che andiamo a vedere dopo. Bello il cuscino, bello il vellutino, piacevolissimo. Devo dire, questa è una scatoletta originale, vedete, c'è un modo di apertura simpatico. La richiudo perché, onestamente, a me è piaciuta, è originale, non se ne trovano molte di cose originali ultimamente. E adesso parliamo un po' della nostra penna. Vengo un attimino a zoomare. Ok, 1 e 2. 1,5. Ok, scusate. Allora, questa qui è la nostra bellissima Esterbrook Botanical Garden, forma a sigaro, scritta Esterbrook incisa nel cappuccio, non ci sono verette, una forma molto pulita. Salta fuori subito all'occhio la clip, che è una clip onesta. Andiamo a svitare
perché il sistema è a vite e c'è questo tappo di sicurezza, vedete, con un sistema a molla che per chiudere mi costringe a spingere, un po' come nei tappi di sicurezza di alcune bottiglie, eccetera, e che quando svito consegna con un piccolo click la penna nelle mie mani. Pertanto, se io vado a vedere dentro al cappuccio, vedete c'è questo sistema di salvaguardia dell'inchiostro. Pennino in acciaio, Giovo, soft, loro lo chiamano flex, in realtà di flex non c'è granché, per non dire niente, ma è un pennino che vedrete regala delle sensazioni di scrittura veramente molto interessanti, un bellissimo feedback sul supporto di scrittura. A me piace, è realizzato veramente bene. Ok, quindi non è un flex, no, va bene, non chiamatelo flex perché non lo è, però è un bel pennino e questo sì che lo è veramente un bel pennino. A me è piaciuto subito e mi piace tantissimo, è uno dei pennini che preferisco di più. Giovo ovviamente con il simbolo della Esterbrook inciso. Svito la penna, dentro converter che viene venduto insieme alla penna. Questa è una ottima scelta aziendale, anche questa qui, che a me piace. Altri brand per cifre simili non lo fanno, secondo me sbagliano. Bene, molto bene che la parte della filettatura è in metallo con un O-ring di tenuta per prevenire lo sgancio ed è altrettanto valido, molto valido, il fatto che l'interno del fusto ha una parte in metallo con la controfilettatura con la sua bella veretta in metallo. Io ho scelto la penna, come vi dicevo, con le finiture in oro perché mi piaceva di più e perché secondo me andava a stare molto bene con questa resina del fusto e del cappuccio che in certi punti è semi-trasparente. Non ci vedete certamente il residuo dell'inchiostro, colori perlati molto belli che si richiamano uno con l'altro, che richiamano i fiori, la primavera, la bellezza della natura, i profumi della terra, dei fiori, eccetera. È veramente lavorata bene, piacevolissima da tenere in mano. Molto ben equilibrata come penna, lo andremo a vedere poi adesso insieme, mettendola alla prova. Devo dire che mi è piaciuta, fin da subito, fin quando l'avevo vista, meno brillante nella colorazione rispetto alle fotografie, però veramente una bella penna. E io volevo una penna un po' particolare, da tenermi sullo scrittoio. Vi dico anche che l'ho caricata con un inchiostro Pilot Hiroshizuku Yamabudo, consigliatomi sempre dalla signora Laura di Goldpen, che ringrazio una volta di più perché effettivamente è un inchiostro bellissimo. Andiamolo a vedere insieme come va questa penna. Allora, come sempre, il nostro supporto di scrittura primaria è la carta da fotocopie, per vedere come va. Il pennino è un pennino con punta fine. Allora, 09, oplà, di ottobre del 23. Allora, questa qui è una prova di scrittura. Esterbrook
Botanical Garden con nib d'acciaio F. Loro lo chiamano flex, ma vi dicevo che non lo è nella realtà dei fatti. L'inchiostro Shinzoku. Scorrevolezza eccezionale, eh? C'è una variazione di tratto, eh? Però cioè, qua ho dovuto calcare, eh? Ho dovuto calcare forte. In realtà la sensazione che vi dicevo è che c'è un ottimo feedback. Ok? C'è un ottimo feedback sulla carta. Vi parla questa penna. C'è come posso dirvi? È come è di una morbidezza, allo stesso tempo non è un chiodo, vedete, non è proprio un chiodo, non vi viene voglia di premere, eh? Vi viene voglia di farla volare sulla carta, ne butta di inchiostro, eh? Già da una parte chiaramente usando un inchiostro giapponese esce una lubrificazione eccezionale. Dall'altra, chiaramente questo tipo di carta è un tipo di carta che soffre, vedete? Tutto questo inchiostro, e dall'altra questo è una penna con un ottimo alimentatore che non manca un colpo. Ora prendo il quadernino. Quadernino per modo di dire, perché stiamo parlando come sempre del Fabriano, eccolo qua, che è un'eccellente carta da 90 grammi, un prodotto italiano validissimo, che a me piace. E guardate intanto come cambia il tratto. Siamo al 9 di ottobre, del 23. Allora, vedete, già un po' si è asciugato, eh? A proposito di asciugare, avete notato che prima l'abbiamo aperta, l'abbiamo smontata, eh? Come se non si fosse accorta di niente. Botanical Garden. Questo qui è un nib F, soft barra flex, in acciaio. Mi direi, hai già detto, sì, vabbè, ma a me piace ridirlo. L'inchiostro, link, è il bellissimo Pilot Hiroshi Zucco Yama Budo. Ritorniamo al discorso di prima. Guardate, non manca il tratto a morire, questa è colpa mia. Vado con la mano super leggera, premo, premo un po' di più, premo, premo tanto. Qua premo veramente come un dannato, eh? Ho premuto. La
precisa, vi dicevo equilibrata, non ha un peso eccessivo. Guardate come viaggia bene. Un po' crudele. Ok, questo è il sinistro, questo è il destro. Guardate anche che bel reverse. Questo sta a indicare che il pennino è lavorato molto molto bene, eh? Vedete che non so se si può apprezzare, ma la sfera di iridio è presente sia sopra che sotto. E quindi è questa la ragione per cui questo reverse nib è così valido. Sono veramente piacevolmente colpito da questa penna. È veramente uno strumento interessantissimo. Veramente interessante. Guardate, sentite, c'ha anche un bel chiacchiericcio. Questo è veramente qualcosa di molto, 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 molto ben concepito. L'abbinamento poi effettivamente dell'inchiostro, la tinta dell'inchiostro si abbina molto ad alcune particelle della resina, è veramente super super adatto. Ma allora io direi che a questo punto vi lascio con la citazione di questa sera. Fire. Dall'Amleto di Shakespeare. Doubt that the star afire. Doubt that the sun don't move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. E con questo
Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video che sarà la recensione, via, insomma, la messa in pista del pilot Hiroshizuku Yamabudo. Ottime le sensazioni e le impressioni di scrittura con questa Esterbrook, una volta di più ci tengo a ridirvelo. Mi piace questo pennino tanto, anche se non è ovviamente quello che persone maggiormente addette ai lavori si possono aspettare, non credo, difficilmente ci si farà della calligrafia, ma rappresenta un bel tentativo della casa americana di scombinare il mercato e di proporlo. Fatemi sapere se anche voi avete una Esterbrook, se avete provato il Pilot Hiroshizuku Yamabudo e quelli che possono essere eventuali vostre impressioni o commenti in merito. Li leggerò sempre volentieri e nuovamente appunto grazie per la visione e al prossimo video.